Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andrea Link e bentornati su Mitopia. Ragazzi, oggi si prende d'assalto Erutna, quella che sembra essere la tana del Duca del Male. Non il castello, ma dove dovrebbe essere il castello, che è tutta un'altra faccenda. Comunque, ci siamo riuniti con alcuni membri del team, alcuni membri passati, e quindi dovremmo essere pronti a tutto. Ma c'è un grifone. Tra l'altro Aslofar nell'ultimo episodio si è unito a noi. E c'è un piccolo grifone di cui dobbiamo sbarazzarci. Ma quindi i grifoni sono piccoli. C'è un grifone e Aslofar dice dobbiamo sbarazzarcene. Non ha addosso il viso di nessuno. Ah no, non dobbiamo. Quindi è inoffensivo. Ah, puoi andare. Ah ok, avevo letto male allora. Perché Andrelink ha detto dobbiamo sbarazzarcene. Ah ok. Quindi Aslofar farà un cuore d'oro. Quindi i mostri che non hanno volti sono buoni. Andiamo sopra, dai, tanto le strade devo farle tutte. Se la sbaglio la rifacciamo. Ah, tra l'altro, piccole cose. Sono tornato ad essere la classe ladro, quella che avevo all'inizio. Praticamente il gioco mi ha detto, ah, puoi tornare a scegliere le classi che avevi prima, puoi cambiarla quando vuoi. Però quelle che non hai, che non hai mai usato, sono deboli. Quindi sono tornato ad essere ladro, che è una delle classi più belle, o meglio, quella con cui mi trovo meglio. Quindi sono tornato ladro. Mi piace. E beh, in fondo sono juventino, quindi ci sta, no? Comunque Bob Ross continua sempre ad avere vestiti succinti, eh? Insomma, voglio dire. È particolare come PG. Mentre a Yumi ho rifatto sempre la classe musicista, ma con vestiti maschili. Perché più belli, semplicemente quello. Insomma, vi dico un po' le cose che sono successe, perché non lo so, dico, vabbè, mo metto a registrare, dico, faccio qualche livello, boom, mi fa cambiare classe, tutte queste cose così, dico, ah, di prepotenza, di lusso. Quindi Erutna è solo una tappa, perché abbiamo visto che di là c'era già l'uscita. Quindi è solo una tappa per arrivare poi al castello del Duca del Mare, dove dovrebbero essere confinati tutti quanti gli altri compagni che abbiamo avuto nel corso dell'avventura. Ci sta. Un lago di lava. Mi è caduto il fazzoletto nella magma. Suona strano. Si è carbonizzato. Accidenti. Lava ma non asciuga. Queste erano le battute che facevo io con Pokémon Oro e Argento nel 2001. Qui lava la sporca. Qui lava. Qui lava la sporca. Cioè il livello era alto già a quei tempi, ragazzi. No, dico perché non sa mai. Ah, dobbiamo arrivare qui. Compagni in difficoltà, forse? Vediamo un po'. Wow. Ma che... No, non dirmi che ci dividono un'altra volta. Un'altra volta. Temo non ci sia altro da fare che andare avanti. Ma ragazzi, ma perché? Perché... Ah, però... cioè, il gruppo si è diviso in due, ma... Il cavolo? Il gruppo sarà anche diviso in due. Ma Aslofar è con noi. E il cavallo anche. Siamo in quattro. Il gruppo è stato diviso e non possiamo passare attraverso le macerie. Immagino che saranno in pensiero per noi. Senza la mia protezione le loro vite sono appese a un filo. Dobbiamo proseguire e basta. Chissà in che guai sono e quanta angoscia stanno provando. Senza di me donare conforto e sicurezza. Io vado, eh. Stavolta ti do ragione. Io nella vita vera non agirei mai in questa maniera. Oh, interazione interessante. Tu sei più forte del Duca del Male, Aslofar? Questa è una domanda difficile. Sono certo che in un altro tra voi due saresti tu a vincere. Sì, potrebbe essere. Ma sai, a me non sono mai piaciuti i conflitti. E dopo tutto, sconfiggere il Duca del Male è la tua missione, non la mia. O almeno io la penso così. Mi chiedo se ne sarò capace. Puoi farcela, lo so per certo. Che fiducia. Devo farlo, anche perché sennò non si va avanti. Ah, ma c'abbiamo anche una leva in questo percorso. Attiriamola, dai. Vedi che serve, vedi? Bisogna sempre tirare le leve, quando ce n'è una sola. Però, se sei in un RPG dove puoi esplorare tutto, stai attento all'ambientazione, perché sennò potrebbe succedere qualcosa che non vuoi. Tipo che stai giocando, sei su un ponte, il tuo compagno tira... La leva e ti fa cadere. Che bei ricordi, Dark Souls. Devo arrivare qui? Abbiamo del gruppo? Spero che tutti stiano bene. Nel frattempo...
Beh, non serve a nulla restare qui. Andiamo, forza. Quindi con Ayumi illuminato devo andare per il percorso. Prenderemo degli schiaffi incredibili. Davvero, davvero tanto. Vediamo come va col primo scontro. Quel crollo è stato terrificante. Ci ha anche tagliato fuori dal resto del gruppo. Di sicuro andranno avanti senza di noi. E noi dovremo fare lo stesso. Sì, probabilmente ci riuniremo più avanti. Eh beh, sì, certo. Vediamo il primo scontro come... Wow. Vediamo il primo scontro. Ci aprono. Ah, ma fanno per conto loro? Ah, e beh, giusto. Non sono io il PG. Sono PNG. Quindi... Che facciamo? Aspettiamo? Quindi, vabbè, già che taglio normalmente le lotte, figurati questa. Questa neanche le faccio vedere. Vabbè, taglio direttamente a quando ci riuniamo col gruppo perché è inutile. Ah, ma ci riuniamo subito? Beh, allora è facile, dai. Così subito. Cosa vogliono i miei occhi? Ehi là, Yumi, hai sentito la mia mancanza? Sì, praticamente il mio personaggio, per qualche strana ragione, è innamorato perso di Ayumi. Infatti, l'altra volta è andata KO, si è incazzato come una belva. Quindi la ship c'è. C'è la ship, dai. Oh, e allora? E allora, ragazzi? Certo, però, che qua dentro pure ci sono dei bei labirinti. Sono molti percorsi da seguire. Bisogna stare attenti a fare tutto per potenziarsi al massimo. Però, per esigenze di video, vado direttamente al sodo. Eh? Cos'era quello? Sembrava un ringhio. Forse era un cane o un'intera muta? Facciamo attenzione, questo ringhio mi ricorda Cerbero. Beh, non Cerbero. Ah sì, Cerbero. Cerbero. Il cane da guardia degli inferi. Io e la mia boccaccia. Ragazzi, che bello. Ma che bello che è sto cagnotto. I miei compagni. Alama. Alama. No, Alama. Potere divino, attenzione. Ehi. Pepiera ultraforza attivata. What? Sparsa su me questa polvere misteriosa, potenzia i suoi attacchi. E beh, al mio allora. Oh, vogliamo affrontare nemici più coriacei, eh? In questo caso ho risvegliato in te il potere della pepiera ultraforza. Con essa il potere di un mio aumenta e gli permette di infliggere più danni. Per i nemici le battaglie si faranno molto più pepate. Beh, come battuta era un po' fiacca, poco male. Ragazzi, allora, pepiera ultraforza. 1, 2, 3 e 4. E ora inizio io. Scelta impossibile. Ah, sì, come quando era incavolato per la morte di Ayumi, certo. 135. Poi, ah, però fanno attacco d'aria. Giustamente, sono in tre. Ah, Ayumi è un po' deboluccia, ma tu? Tu che sei più debole di tutti, che fai? 68. Più forte di Ayumi, non ti permettere, eh. Vai, Bobby Rossi. Ah, ok, facciamo danno anche noi, mamma mia, ragazzi. Certe botte stiamo dando. Boia. Oh, attenzione, pepiere, 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 pepiere. No, ah, no, l'ultraforza, fermati, che scemo. Però ultraforza ha delle controindicazioni. Non posso fare le scelte. Beh, se... Sculettava. Se potessi fare delle scelte l'avrei già steso. No, 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 Salvaria, fermati. Wow. Bob, che fai? Ok, perfetto. Svegliato. Mamma mia, ragazzi. Oh, io qua mi preoccupo, Voglio dire. Quindi l'ultraforza agisce per tutta la battaglia. Ah, e allora. Se potessi fare a cavallo. L'avrei già distrutto con l'attacco a cavallo. Ok, possiamo stare ancora un po'. Possiamo stare ancora un po'. Bob Ross anche si è ripreso. Ok. Grazie tesoro, siamo al massimo. Siamo tutti innamorati, bene. Ah, pensavo che fosse il cane, ma che sta a fa? Vortice di lama, perché non posso fare altro? Beh, quasi distrutto, eh. Con questo turno e via, fatto. Ma che... Vabbè, non serve. Oh, ora serve. Ayumi mangia la banana. Toh, perché ti voglio bene, Bob. Fai dei bei quadri. È andato? Ancora no? Ah, torre di fuoco per finire la... Ok.
Quindi quando proprio manca lo sputino, arriva lui. Ecco i nostri compagni. Grazie a voi che siete tornati. Quindi probabilmente ora andremo a vedere i nostri compagni e hanno di nuovo tutti quanti la faccia per tornare con noi nel gruppo. Inferno Dog. Ah, Alama subito nel gruppo la voglio, insieme a Escanor. Chi l'ha deciso? Finalmente. Beh, sì. Alama, sono qui, sono? Sì, che bello! Ci hai salvato, Andre Link. Non ti ringrazieremo abbastanza, Nian? Sì. Puoi dirlo, questa missione di salvataggio non è stata certo una passeggiata. Come, scusa? No, niente, stavo solo pensando a voce alta. Il resto del gruppo è ancora imprigionato nel castello del Duca del Male. Se potessi me la darei a gambe, ma dobbiamo salvare gli altri membri. Ma Escanor, cosa dici? Possiamo farcela insieme. Mettiamoci in marcia. Noi tre andiamo avanti. Ci si becca. Quindi, gruppo così avanza. Fammi fare due conti. Sì, abbiamo già salvato sei persone. Con un gruppo così ben nutrito potrei benissimo cavartela senza di me. Giusto. In questo caso mi prenderò un meritato riposo. Qualche giorno in spiaggia non sarebbe niente male. Buona fortuna. Grazie di tutto il tuo aiuto. L'eremita errante ha abbandonato il gruppo. Che dispiacere. Mi piaceva quel ragazzino. Avrà tipo 5.000 anni. Quindi è come pensavo effettivamente. Quando trovi gli altri membri, puoi metterli nelle altre stanze. Perfetto. Voi vabbè, aumentate il legame voi tra chi non ce l'ha. Tu conosci Ala, ma andrete molto d'accordo. Lei è un po'... Lei è curiosa. Se capisci cosa intendo. E Bob Ross è perfetto per questo scopo. Dunque, dona le monete. Artigli di ferro. In acciaio! Ferro, vabbè, acciaio. Per Gibanian, sì, bellissimi. Facciamo Wolverine? L'equipaggio anche. Cavolo, questi da una sgraffiata spacchi tutto. Escanor, la spara taglierina. Questo è taglierino. Non taglierina. Bella davvero. No, no, l'equipaggio è bellissima. E Bob Ross che vuole delle corna statua. Sì. Te la compro ma rimani con quel vestitino. Sei troppo carino, Bob Ross. Bene. Posto così direi. Dubito che io possa andare in battaglia con tutti loro. Però almeno a tavola siamo tutti quanti insieme. Aspetta un po' però, prima di continuare. Tanto allora, questo video può anche terminare qui. Voglio solo vedere dove arriviamo. Nel prossimo percorso. Vediamo un po'. Usciti una volta da qui. Ah. E lì c'è il castello del Duca del Male. Allora torno un attimo dentro. Mi faccio i percorsi alternativi, ragazzi. E con voi. Niente, ci vediamo domani con un nuovo video. Che sarà uno degli ultimi video prima della serie estiva. Stiamo arrivando davvero al periodo di pausa. Non per il canale, ma per me, perché tanto ho tantissima roba preregistrata da caricare, quindi ci siamo, eh. Ad ogni modo, ragazzi, vi ringrazio davvero tanto per aver seguito anche questo episodio di Miitopia. Questa serie a me sta piacendo tantissimo. Vorrei caricarla più spesso, ma ho tantissima altra roba da caricare, quindi è un po' a singhiozzo. Due episodi a settimana. Però, ovviamente, vi ringrazio sempre del supporto mostrato. In descrizione, ovviamente, Instagram, dove pubblico aggiornamenti, oltre alla pagina community del mio canale YouTube. E se ancora non siete iscritti, iscrivetevi a noi e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!